Va bene, buonasera, faremo, io ho l'ingrato compito di farvi tre lezioni un po' sulla tecnologia di Bitcoin, quindi una cosa che a quest'ora ci fa più dormire che altro. Tenterò di farle in maniera abbastanza simpatica, spero. Quindi tenterò di non farvi dormire, ma dall'altra parte, siccome siamo tanti, vi chiedo di spostare le domande alla fine della lezione. È una cosa che di solito io odiavo, però effettivamente siamo così tanti che e il programma è abbastanza lungo e ricco. Chi sono? Io sono Valerio Vaccaro, la mia vita informatica inizia con il Commodore 64, quindi lo segnalo sempre, poi sono venuto a studiare ormai più di 20 anni fa anche in queste aule, poi mi sono trovato così bene che ci ho lavorato anche per 9 anni. Qui al Politecnico, poi mi sono spostato all'estero e poi a un certo punto ho riscoperto Bitcoin e da lì in poi ho incominciato a lavorare in varie start-up a fare cose su Bitcoin finché sono finito a Blockstream, che magari chi conosce qualcosa di Bitcoin conosce come una delle grandi aziende che sviluppa tecnologia e ora mi diverto anche con i Satoshi Spritz e Officine Bitcoin, che sono degli eventi pensati per trasferire l'informazione a tutti sostanzialmente. Tutte le lezioni incominceranno con un meme, e quindi questo qua è, sì, io sono qui per la tecnologia. In realtà è un meme nel meme, in Bitcoin non farete probabilmente molti soldi, però è una bellissima tecnologia che vi permette, secondo me, di toccare anche tutti quegli argomenti ingegneristici. È un protocollo complesso, è un protocollo distribuito, è un qualcosa che magari anche se non lavorerete su Bitcoin potete utilizzare come mezzo di paragone. Entro la fine del corso capirete tutti i meme, spero. Da dove partiamo? Partiamo da dove tutto ha avuto inizio. In realtà le cose erano mature molto prima, c'erano persone che erano interessate a più che altro a problemi tecnologici, quindi a crittografia, a capire come trasferire in maniera incensurabile del valore e per lungo tempo hanno anche provato di creare le prime monete e sono più o meno tutte fallite per una serie di motivazioni fino a che a un certo punto il 31 ottobre 2008 uno di questi personaggi, o probabilmente una serie di persone sotto il Nakamoto, pubblicano un white paper che non faceva nient'altro che prendere le buone idee che erano state rese pubbliche fino a quel momento e metterle in un unico software che racchiudesse un pochino tutte queste caratteristiche. Dopo 2 mesi, dopo soli 2 mesi dal white paper, è partita la blockchain. Quindi è stato condiviso il codice su SourceForge e esclusivamente per Windows. E il 3 gennaio 2009 è stato minato tradizionalmente il primo blocco, cioè da quel blocco lì poi è partito tutto quello che si è costruito. E ancora oggi, quando voi avete un nodo, partite a controllare dal primo blocco che è stato il 3 gennaio 2009.
quali sono le caratteristiche di Bitcoin? Beh, sono queste. Bitcoin è sostanzialmente una raccolta di concetti e tecnologie che ha permesso di creare un ecosistema di denaro digitale. Il Bitcoin viene utilizzato per trasferire valore. Questa è la definizione di Mastering Bitcoin, che probabilmente è uno dei primi libri e probabilmente anche il più completo che vi può dare una panoramica su Bitcoin. La cosa interessante è che proprio Bitcoin è una cosa che ha mille sfaccettature. Quello che incominceremo a vedere con queste lezioni sono le cose un po' più tecnologiche, poi ci sono altri layer che magari vedrete su altre presentazioni. Le sue caratteristiche sparse è la creazione di denaro programmabile, totalmente distribuito, con una supply limitata, quindi un numero finito di monete, magari evitando il pre-mining. Il pre-mining vuol dire che nessuno le ha create prima, ma vengono create man mano che la rete avanza. È pseudonimo, è open source, il founder o i founder sono anonimi. Dall'altra parte anche il first mover, cioè la prima soluzione che realmente ha preso piede, ha funzionato, sta funzionando. E questo ha anche dato la possibilità a chi l'ha creata nel primo periodo di non essere bersagliato. Il software di Bitcoin, le prime versioni, avevano dei bug magari anche importanti che poi via via sono state corrette. Ha anche una grande forte community, quindi se incomincerete ad informarvi sul protocollo Bitcoin, quello che troverete è gente che dopo il lavoro si fa meetup, presentazioni, normalmente in maniera abbastanza artigianale, perché comunque dietro Bitcoin ci sono delle aziende, ma non c'è un'azienda che fa avanzare, perché il protocollo è un protocollo peer-to-peer e è distribuito. Arriviamo al protocollo di Bitcoin. Quindi Bitcoin è basato su una rete peer-to-peer che quindi non ha server centrali o architetture gerarchiche di controllo. Questa cosa qua sembra una banalità, in realtà nasconde ha due letture un pochino non immediate, che è il fatto che tutti i nodi sono uguali e contribuiscono a questo protocollo, e vabbè, questo forse le reti mesh vere dovrebbero essere così, ma anche che quando io ho il mio nodo ritengo valide solo le informazioni che provengono dal mio nodo. E questa qua è una cosa interessante, perché sta spostando la certificazione di un'informazione dalla rete al mio nodo. Quindi io ho il mio nodo e io mi devo fidare delle sole informazioni che sono che provengono dal mio nodo. Perché questa cosa funziona? Perché in realtà introduciamo subito il concetto di consenso. Questo vuol dire che il consenso sono le regole di validazione di Bitcoin. Per esempio, il numero di nuove monete che viene generato in Bitcoin è una regola di consenso. Il mio nodo, quando entra nella rete peer-to-peer, si scarica le informazioni, ma altresì le valida con le mie regole, quelle che io voglio mantenere sul mio nodo. In una delle prossime lezioni vedremo che succede
se io voglio cambiare le mie regole del mio protocollo. Alcune le posso cambiare, ovviamente il consenso è una cosa che se cambio potrei mettermi al di fuori della rete Bitcoin. Non solo, quando è stato pensato il protocollo di Bitcoin, sono state anche prese in considerazione delle caratteristiche, se vogliamo, un po' più ingegneristiche, perché l'idea è quella che siccome io mi devo fidare del mio nodo, io devo avere la possibilità di mettermi il mio nodo in casa o in tasca. In tasca diventa un po' difficile, però in casa lo voglio fare. Quindi devo pensare che il protocollo Bitcoin deve essere sufficientemente studiato per funzionare in diversi contesti e magari anche nelle situazioni più critiche, per esempio minimo consumo di risorse. Mi serve un server con 128 giga di RAM? No, se no non posso metterlo in casa mia. Minimo consumo di banda, sì, perché magari io vorrei sincarlo con la mia rete mobile, o addirittura vorrei sincarlo con informazioni che provengono perché qualche pazzo sta broadcastando i blocchi Bitcoin su dei canali satellitari video. Quindi invece di beccarmi il video, mi becco uno stream di dati che mi consente di sincronizzare il mio nodo. Se questa banda fosse un qualcosa di immane, avrei dei seri problemi, o comunque sarebbe sempre più difficile mantenere aggiornato il mio nodo. Non solo, ma se avessi tante informazioni da sincronizzare, avrei un delay tra quando magari viene trovato un nuovo blocco e quando io riesco a scaricarlo. E questa è una cosa che va un pochino a inficiare la stabilità della rete Bitcoin, perché poi quello che succede, quello che può succedere è che nodi diversi della rete vedono istanti diversi della blockchain, pezzettini diversi di quel consenso. Altre caratteristiche fondamentali riguardano la ridondanza della rete. Proprio perché non ci sono software server centralizzati, è importante che ci siano dei nodi ridondanti, cioè la stessa informazione sia presente potenzialmente su tutti i nodi della rete. E tra parentesi, quello che mi serve anche è la robustezza del software, perché se io ho fatto una bellissima rete ridondata, però con qualcosa che magari non avevo pensato come utilizzo normale, mi viene buttato giù, o comunque ho dei problemi a mantenere la mia rete sincronizzata, questo è un'altra delle cose che possono bloccare un sistema di questo tipo. Quindi queste cose sono state scelte anche per esempio il fatto che ci sia un limite alle dimensioni dei blocchi, quindi al numero di transazioni che io posso introdurre ogni 10 minuti in Bitcoin. Sono limiti che però dall'altra parte consentono di mettersi un nodo in casa. Quindi molto spesso chi si studia Bitcoin per un po', a un certo punto decide di mettersi un nodo in casa propria. Quali sono le funzionalità base dei nodi? Beh, il protocollo, questo routing di informazioni,
il mantenimento della blockchain, quindi di tutta la storia dal 2009 in avanti, ma anche per esempio io vorrei un wallet, il wallet del portafoglio, dove ci stanno le chiavi, i segreti crittografici che mi permettono di ricercare i fondi che ho ricevuto e anche poi di spenderli, e i miner sono dei nodi particolari che vedremo, c'è una lezione apposta sui miner, che sono sostanzialmente una delle parti importanti del protocollo Bitcoin. In più, man mano che c'è stata una certa evoluzione, sono stati aggiunti dei layer aggiuntivi, che spesso, se avrete il vostro nodo, metterete oppure no. Per esempio ci sono degli indicizzatori, quindi sostanzialmente aggiungono delle funzionalità al software di Bitcoin. Posso creare dei sistemi di timestamping, quindi dare una data certa a un documento sfruttando Bitcoin. Posso costruire degli altri token sopra Bitcoin con i colori di coin. Posso utilizzare Bitcoin tramite dei second layer, che sono o delle side chain, che sono degli altri software che si interfacciano con Bitcoin. Per esempio, io vorrei farmi un wallet molto semplice con cui transo pochi importi e poi a un certo punto ogni mese vado a spostare i fondi da quello che ho più sicuro sul main layer, quindi su Bitcoin. Questa è una rappresentazione che non dice molto, ma più che altro la troverete in Mastering Bitcoin, e rappresenta una serie di nodi con diverse funzionalità, perché non tutti i nodi hanno tutte le funzionalità. I nodi che fanno mining sono pochi, dietro hanno dell'hardware molto specializzato che fa questo, e magari hanno degli altri strati di software che consentono di controllare e di distribuire il carico. Il sito Bitnode vi fa vedere in tempo reale quanti nodi pubblici di Bitcoin ci sono in tutto il mondo, e sono tanti, proprio perché la sua architettura, che consente di mettersi sostanzialmente un nodo in casa, consente a molta gente di utilizzare il proprio nodo. Tenete conto che quando utilizzate il vostro nodo, siete sicuri di quello che ricevete, e siete sicuri che tutte le regole del protocollo siano state utilizzate, quindi quel valore che vedete effettivamente è un valore che poi potrete spendere. Quindi sostanzialmente fino ad ora abbiamo capito che ci sono vari nodi, quello più importante è il software che mi sincronizza la blockchain e che quindi mi applica tutte queste regole di consenso. C'è un protocollo che è il protocollo peer-to-peer, che è quello che consente la prima e più banale delle cose di cui parleremo. Io ho questa blockchain che è un insieme di dati che è partito nel 2009,
mi sono messo in casa il mio nodino e come faccio a trasferirci tutta quella serie di informazioni? Bene, Bitcoin usa il protocollo peer-to-peer, che ci sono varie implementazioni che hanno migliorato le performance, ma sostanzialmente, poi vedremo magari un qualche esempio, è un protocollo abbastanza semplice, con dei comandi, ma a chi andate a mandare questi comandi? Perché se la rete è distribuita, appena accendete il nodo, però dovete collegarvi a qualcuno. Per fare questo c'è un protocollo di discovery che vi permette di connettervi a dei nodi noti, anzi a una serie di nodi scelti randomicamente su una lista di nodi abbastanza stabili. E poi c'è un protocollo perché qui abbiamo scoperto i nodi che conoscevamo, ma poi il mio nodo ha un altro protocollino che permette di propagare l'identità del mio nodo. Quindi io mi connetto, incomincio a scaricare, ma parallelamente dico anche io sono un nuovo nodo, conosco i primi 1000 blocchi. Chi ha bisogno può chiedermeli a me. E questo software non lo fa con un nodo da solo, lo fa con più nodi. Quindi il nostro nodo si collegherà ad un subset di nodi e gli chiederà alcune informazioni. E in questo modo incomincerà a far avanzare la blockchain. Quindi per ora stiamo esclusivamente scaricando le informazioni. Ma facciamo qualcosa di più, perché tutte le volte che scarichiamo un blocco contiene delle transazioni, lo vedremo la prossima lezione, in realtà andiamo anche a validare tutte le regole di consenso per ogni transazione che vediamo in quel blocco. Quindi scarichiamo il blocco 1, controlliamo le transazioni una per una, se tutte le regole, facciamo il check di tutte le regole di consenso. Se anche una regola non è di consenso, non è rispettata, scarteremo il blocco. E siccome nel blocco c'è il riferimento del blocco precedente, se scartiamo un blocco, a meno che non ci sia stata una biforcazione, potrebbe succedere che quello che ci sta sopra per noi è fuori dal consenso, quindi noi non lo scarteremo a priori, perché non ha una storia compatibile con le regole di consenso del nostro blocco, del nostro nodo. Sostanzialmente, per complicare le cose, siccome ora la blockchain è abbastanza grossa, quello che viene fatto è di scaricare prima gli header, lo vedremo la prossima lezione, ma sostanzialmente i blocchi sono costituiti da un header e poi da una serie di transazioni. Quello che facciamo è prima ci scarichiamo gli header e sappiamo che c'è una storia, ma che non abbiamo neanche ancora controllato se effettivamente è valida, e il protocollo è molto stupido, mandiamo un comando get headers e gli altri peer ci rispondono con una lista degli header, un tot di header, di blocchi, e noi incominciamo a metterli nella nostra blockchain. Per semplicità, forse, quando poi andiamo a scaricare i blocchi, attualmente Bitcoin supporta vari protocolli di sincronizzazione, ma l'idea è molto simile. Quindi
sostanzialmente vado con accorgimenti differenti, vado a scaricarmi il contenuto del blocco. Quando io scarico il contenuto del blocco, poi immediatamente l'header ce l'ho già. Ne ho il contenuto, posso applicare tutte le mie regole di consenso. Le regole di consenso sono tante, molte sono anche banali, quindi per esempio non posso spendere cose che non esistevano, a meno che non sono un miner che ha minato una certa transazione, allora posso generare nuova moneta. Un'altra regola ci sono varie regole di consenso che il mio nodo applica a tutte le transazioni, e poi ci sono delle altre regole che vengono applicate a un'altra cosa che vedremo e che si chiama mempool, e che mi consentono di scartare quelle transazioni che non sono ancora finite nella blockchain se hanno delle caratteristiche. Queste non sono in consenso, quindi il consenso sono delle regole che devono essere rispettate. E lo sto per dire per la centesima volta, ma il vostro nodo va a controllare che le regole di consenso siano per ogni transazione siano applicate. E qui sta il vantaggio di avere un nodo. Quindi l'informazione che io ho sul mio nodo è stata certificata dal mio nodo dall'inizio dei tempi. E per noi l'inizio dei tempi è il 3 gennaio 2009. Quindi noi che cosa stiamo costruendo? Stiamo costruendo un full node. Il full node è un nodo che contiene copia di tutte le transazioni, copia verificata, di tutte le transazioni che sono state fatte. Questo mi consente di identificare le transazioni ricevute e quindi anche di verificare l'esistenza dei fondi ricevuti. E lo posso fare senza contattare qualcun altro. Quindi se magari incomincio anche a preoccuparmi della privacy, della mia privacy, bene, il full node è un software che gira a casa mia, io contatto un software che gira a casa mia, quindi molto probabilmente quel setup lì è un qualcosa che mi garantisce anche che non vengo spiato o che qualcuno non sappia che per esempio io sono interessato al protocollo Bitcoin. Il problema è che il full node è un oggetto grande, attualmente la blockchain è oltre i 500 giga, poi magari c'è anche qualche indice, ci aggiungo qualche altro software. Quello che vado a creare è un qualcosa che è vero che può girare su dell'hardware che non ha performance eccelse, che però magari stride un po' in alcuni contesti, per esempio su uno smartphone o sul mio computer del lavoro, dove ma magari c'è anche un disco piccolo e vorrei evitare di massacrarlo con questa verifica. Allora che cosa è nato? È nato SPV. Simple Payment Verification è un protocollo che mi consente di, con un grado di certezza forse leggermente più basso rispetto al mio nodo, ma che mi consente di controllare se la correttezza di transazioni che io ho ricevuto. Come funziona? Bene, anche SPV in realtà è una sorta di nodo, ed è una sorta di nodo che però fa un lavoro differente rispetto ad un full node.
Quindi i nodi SPV si scaricano solo gli header, solo la lista degli header. C'è un header per ogni blocco, un blocco è da 1 mega più, attualmente fino a 4 mega. In realtà l'header di ogni mini blocco è fisso a 80 byte, quindi è molto più compatto. Io posso scaricarmi solo quell'informazione lì, non l'ho verificata, però ho una lista degli header credibile, magari lo faccio con un protocollo che mi connette a più nodi per evitare che qualcuno vada a mentire. E poi, in realtà, questa cosa era presente nel white paper, quindi era già chiara a Satoshi. C'è un protocollino che non fa nient'altro che dire va bene, ma tu puoi chiedere di una transazione, puoi chiedere una sorta di prova che ti permette di passare dalla tua transazione a verificare il fatto che sia stata inclusa in un certo blocco. Quando io quando io ricevo una transazione, il mio problema principale è controllare che quella transazione lì sia stata effettivamente scritta sulla blockchain di Bitcoin. E per fare questo io potrei chiedere a dei blocchi se mi danno una prova di inclusione che mi consente di collegare una certa transazione all'header di un certo blocco. Questa cosa, per chi magari è un po' più, ha guardato un po' più qualcosa di Bitcoin o di crittografia, si può fare, perché le transazioni, un condensato di tutte le transazioni incluse in un blocco è scritto nell'header tramite un Merkle tree. Un Merkle tree è un albero di hash che vengono hashati a loro volta. Quindi quello che io devo fare è: tu hai la transazione, ti devo dare un percorso che dalla tua transazione ti fa arrivare al Merkle root che è scritto nell'header del blocco. Quindi eravamo partiti con dire, vi avevo convinto forse che ci voleva il nodo, poi siamo passati ad SPV. SPV in realtà ha anche i Bloom filter, perché non è bello dire che cosa sto cercando. Che cosa vuol dire? Che purtroppo se io faccio una richieste dirette a nodi pubblici, magari quei nodi pubblici imparano le cose a cui io sono interessato. Io vorrei evitare queste cose, quindi ci sono questi Bloom filter che mi permettono di chiedere le informazioni su transazioni a cui sono interessato senza rivelare troppe informazioni sulla transazione stessa. Perché ovviamente se io uso SPV, un po', a meno che non uso il mio nodo, ma in realtà sto perdendo un pochino di privacy. Sono delle sciocchezze in realtà, perché sono abbastanza semplici, sono dei filtri. E in gran parte sono cose di questo genere. Cioè io voglio andare a controllare se una certa transazione è inclusa, se un certo pattern è se una certa transazione è inclusa in un certo pattern, ho delle funzioni di hash che mi permettono di generare dei valori, non faccio nient'altro,
che crearmi dei filtri che sono, guarda che utilizzando queste funzioni di hash, l'insieme delle transazioni a cui io sono interessato ha queste caratteristiche. Il Bloom Filter mi consente di identificare più delle informazioni che mi interessano, però è quello che devo perdere per aumentare un pochino la mia privacy. Quindi il nodo non sa proprio a che cosa sono interessato, mi dà tante informazioni, tra cui ci sarà quella a cui io sono interessato, quindi sta a me andare a controllare se all'interno a ricercare l'informazione che mi interessava all'interno di tutti i risultati. Ma non mi basta perché, quindi, ora abbiamo capito che ci sono i nodi, ci sono queste varie modalità di disincronizzazione, o mi scarico tutto o uso qualche altro aggeggio simpatico. In realtà ci sono anche, c'è un'altra problematica, che è quella di come vado a evitare di dare troppe informazioni quando sto sincronizzando il mio nodo. Quindi sto sincronizzando il mio nodo, voglio avere la possibilità di non essere tracciato, anche in questo caso posso utilizzare varie accortezze. Tor è probabilmente quella più bella, è una specie di layer che permette la navigazione anonima, e quindi che permette anche di sincronizzare il vostro nodo in maniera anonima, e oltretutto anonima è che cambia nel tempo, quindi io posso anche decidere che a un certo punto compaio da qualche parte nel mondo, poi tra un tot minuti avrò qualche altra identità utilizzando degli altri nodi pubblici di questa rete. Il problema più grande è che Tor è sicuramente più lento rispetto alla connessione tradizionale, ed è sotto attacco denial of service da un po' di anni, quindi non solo è lento ma diventa ancora più lento perché lo stanno bombardando. In realtà è probabilmente la modalità più semplice anche per connettervi con il vostro nodo, che magari sta a casa vostra dove non disponete di un IP pubblico, e quindi potete utilizzare Tor come una sorta di VPN. Ci sono altri protocolli che consentono di autenticare e criptare la comunicazione tra diversi nodi Bitcoin. In realtà, incredibilmente, fino a qualche mese fa erano belle proposte, ma poco interessanti perché non erano sostanzialmente implementate. In realtà il BIP 324 ha introdotto, ha proposto ed implementato a partire da Core 26, che è l'ultima release di Core, un protocollo di criptazione delle comunicazioni tra peer. Quindi attualmente anche la comunicazione tra peer è criptata. Questo magari non è un problema particolarmente rilevante
in Europa, magari in posti in cui ci sono sanzioni contro Bitcoin, allora mantenere un nodo diventa anche un po' più difficile, e tutte queste funzionalità hanno un duplice scopo. Il primo è sicuramente quello di innalzare la robustezza e l'anonimato di Bitcoin, ma il secondo scopo è quello di avere le stesse funzionalità dalla vostra parte. Se su Bitcoin lo chiamiamo robustezza del protocollo, difficoltà di attacco, se invece riguarda a voi di solito è chiamato privacy. Quindi io voglio sincronizzare magari un nodo utilizzando questo tipo di criptazione, di transport layer. Dall'altra parte ci sono anche tanti altri protocolli che permettono di inserire un layer che fa diventare difficile seguire a un terzo il flusso di informazioni. Uno dei casi principe è il broadcast di una transazione. Io creo una nuova transazione, voglio mandarla alla rete, che cosa faccio? La mando al mio nodo. Benissimo, ci sono già dei protocolli che invece che la mando al mio nodo, ma in realtà non, il mio nodo ha un software che fa con dei tunnel criptati, fa rimbalzare similmente a Tor la transazione da tante altre parti, e poi la mia transazione esce in un nodo magari svedese, che diventa più difficile andare a raccogliere informazioni statistiche su chi usa Bitcoin e dove lo usa. Volevo spendere qua, allora abbiamo parlato del nodo, di come è importante mantenere il nodo, di che cosa fare se io non ho la possibilità di mantenermi un nodo sincato. Tutte queste cose sono cose che potete anche parallelizzare in altri contesti, perché le soluzioni che trova Bitcoin ben si sposano a tanti altri casi. Ora passiamo a citare, perché ci sarà una lezione apposta, uno dei pezzi fondamentali e più innovativi di Bitcoin, che è il mining. Il mining è il processo con cui viene aggiunto un nodo in cima alla catena. Quindi la blockchain in realtà non è solo la lista delle transazioni, ma è un insieme di nodi, di blocchi. Questi blocchi devono essere validati, o meglio, li validiamo tutti, ma devo fare del lavoro per scegliere, se vogliamo, come in una lotteria, chi sarà candidato a scrivere, a scegliere le transazioni che faranno parte del prossimo blocco. Quindi per evitare il fatto che sia prevedibile e quindi il miner sia corruttibile, o posso prevedere il futuro perché quel miner lì lo conosco, è amico mio, o altre cose di questo genere, chi sceglie il prossimo blocco è scelto da una specie di lotteria, dalla soluzione di un puzzle crittografico. Questa cosa qui come si fa?
Beh, questo era abbastanza uno scoglio, fino a che si è introdotta la proof of work, che in realtà funzionava in un altro contesto, che doveva essere la soluzione per risolvere lo spam delle email, e l'idea è più o meno questa. L'idea è, io posso trovare un qualcosa, un gioco, un qualcosa che mi costi del tempo per essere scoperto, ma che poi sia molto semplice da controllare. Il mio nodo dovrà controllare se il miner di quel blocco, e lo farà per ogni blocco, se il miner di quel blocco effettivamente ha trovato la soluzione giusta. E non deve spendere tanta potenza per farlo. Non deve metterci mezz'ora, perché se no io la blockchain non la sincronizzo più. Deve metterci pochissimo. Dall'altra parte, voglio utilizzare il mining per fare in modo che tutti i computer nel mondo che tentano di trovare una soluzione trovino statisticamente una soluzione ogni 10 minuti. Quindi la potenza computazionale che io butto in questo gioco è tale per cui nel mondo qualcuno in 10 minuti mediamente troverà una soluzione a questo gioco. Vabbè, allora io metto lì tanti altri computer, Bitcoin ha previsto anche questo, nel senso che ogni 2 settimane la difficoltà si aggiusta in funzione del passato per tenere più o meno stabile la produzione di nuovi blocchi ogni 10 minuti. Il mining si presta a tantissimi ragionamenti, si presta anche a dei giochini, quindi vi porterò anche qualche gadget per vedere che cosa fa un miner, lo faremo con roba molto molto semplice, ma è anche quella di cui magari si sente un po' più parlare, perché è quella remunerativa, perché il miner che trova la soluzione del blocco, quindi che spende del tempo e della computazione per trovare questa informazione, in premio, se il suo blocco rispetta le regole del consenso, in premio ha un premio, cioè dei nuovi bitcoin che vengono generati, più le fee, sostanzialmente quello che ogni persona che fa una transazione spende per far includere quella transazione nel blocco. Le fee le decide chi fa la transazione, e sostanzialmente quando ci sono i blocchi pieni, l'unico modo che ho per entrare è aumentare le fee. Quindi sostanzialmente c'è un mercato anche delle fee dovuto da questo meccanismo. Il mercato delle fee fa in modo anche che il miner sostanzialmente andrà a prendere le fee, le transazioni con fee più remunerative, quindi se io ho 1 milione di transazioni che possono entrare nel prossimo blocco, vado a prendere quelle che mi danno più denaro, perché sostanzialmente io dall'altra parte ci sto spendendo. E non andrò a creare un blocco invalido, quindi mettendo qualcosa che non rispetta il consenso, perché se lo faccio gli altri nodi mi scouteranno quel blocco, e quel blocco rimarrà un qualcosa che rimane solo sulla mia blockchain. Comunque c'è una lezione specifica sul mining. Il mining è un pezzo importantissimo, quindi abbiamo il nodo, il mining avrà la sua lezione,
Con dei miei colleghi parlerete di wallet, di transazioni, quindi più la parte, lato, diciamo, utente o chi vuole utilizzare Bitcoin per trasferire denaro. L'ultimo pezzettino è la mempool. La mempool sostanzialmente è un accorgimento con cui andiamo a mettere in standby le transazioni che non sono né ancora state registrate sulla blockchain di Bitcoin. Mi sono dimenticato di dire che le slide le ho fatte stanotte, quindi perdonatemi typo, errori e quant'altro, saranno pubblicate, saranno anche su GitHub, sono in LaTeX, quindi se uno vuole rubare può tranquillamente farlo, se uno non vuole fare correzioni, grazie mille, ma non, se non so che anch'io scrivevo tutto, ma se non volete prendere appunti, poi tutte queste slide vi arriveranno. Bene, parliamo di mempool perché la mempool è una roba un po' differente rispetto a quello che abbiamo visto fino ad ora. Abbiamo detto che la mempool è quest'area di memoria in cui ci sono le transazioni che non sono né ancora entrate nella blockchain. Ma non solo le mie, anche tutte quelle di cui io ho notizia. Quindi gli altri peer mi dicono, oh, guarda che è arrivata questa nuova transazione, ah sì, interessante, la metto in mempool. Problema. La mempool non è in consenso, cosa vuol dire? Sì, ci sono delle regole. Quindi, per esempio, la transazione non deve essere più grande di un certo tot. Ma in realtà queste regole io le posso modificare. Quindi potrei fare regole un po' come mi pare. Questo fa in modo che, siccome alla mempool non è applicato il consenso, ognuno, molto spesso, ha una mempool leggermente differente. Perché io potrei fare delle politiche differenti, io potrei mantenere nella mia mempool tutte le transazioni non confermate. Io ho tantissima RAM, le voglio tutte, anche quelle che magari sono lì da tantissimo tempo. Anche perché queste transazioni potenzialmente prima o poi potrebbero entrarci nella blockchain di Bitcoin, però non sono neanche ancora entrate. Oltretutto potrebbe succedere che queste transazioni vengono, come si dice, doppio spese. Cioè io ho una transazione che mi dà dei fondi a me, è lì sulla mempool, il mio amico mi ha detto non ti preoccupare che ti arriveranno, e poi quello che succede è che sostanzialmente lui, che forse non era poi tanto mio amico, fa un'altra transazione che spende gli stessi input. Gli stessi input vuol dire la cosa che caratterizza quella transazione. E quindi questa non possono, a regola di consenso, non possono vivere nella blockchain due transazioni che spendono la stessa moneta, perché avrei fatto una duplicazione, quello che si chiama un double spend, e quindi quello che però può succedere è che a un certo punto qualcuno tenti di protestare delle transazioni che spendono gli stessi input. Quindi io nella mia mempool vedo una transazione di un certo tipo,
Poi il mio ex amico ne ha mandato un'altra, quindi qualcuno vedrà la versione numero 2 e magari lui ha messo delle figuate perché dice, faccio in modo che questa transazione entri prima di quella con cui perderà il controllo dei fondi. Quindi sostanzialmente la mempool è un cuscinetto di roba che non è detto che entri all'interno della blockchain, che io tengo, non so bene i perché. Di solito la regola base che usa Core è mantengo la lista delle transazioni non confermate fino a un certo massimo e per un certo tempo e poi le scarto perché non sono più interessanti, però è solo la configurazione di default, la mia è quella successiva, io non mantengo nessuna transazione in mempool, perché tanto beh, chi se ne frega. A me, io sono interessato quando le cose vengono confermate, quando sono presenti nella blockchain, e in realtà potrei fare delle politiche un po' più colorite, no? Mantengo in mempool solo le transazioni effettuate di venerdì con un numero di set dispari nella codifica che esatto. In realtà, poi questa qui è una stupidaggine, però per esempio c'è gente che sta boicottando alcuni protocolli che le transazioni sono in consenso, ma siccome non viene visto con uno spreco di risorse registrare scimmiette e pupazzetti sulla blockchain, c'è gente che propria mempool filtra queste transazioni. Quindi ha una copia di mempool differente perché fa una scelta, se vogliamo, interessante, che è quella di manifestare la propria scontentezza su questo protocollo facendo l'unica cosa che può fare, ostacolando un pochino i broadcast di queste transazioni. Poi, siccome queste transazioni rispettano appunto, no, il consenso, quando entrano in mempool, a me tocca tenerle e quindi avere le scimmiette sul mio hardisk proprio dall'altra. Perché poi alla fine non posso cancellare la storia, come sono full node, non vado mai a cancellare la storia passata. La dimensione della mempool e le fee sono correlate, nel senso in questo grafico brutto, vedete che quando il grafico è più alto, cioè la mempool ha più transazioni, quello che va a succedere è che la gente comincia a usare fee più alte. Siccome quello che il miner mette le transazioni più redditizie alla fine della il mercato delle fee fa in modo di decidere entro quanto tempo voglio che la mia transazione sia confermata. Normalmente utilizzerò fee basse, attorno al minimo, se voglio mandarmi, magari ho messo un altro wallet o a qualcuno che io vedo magari tutti i giorni, mentre utilizzerò fee un po' più alte quando magari sto comprando un certo servizio, sto facendo un qualcosa per cui voglio una conferma in un certo lasso di tempo. Le fee le decidete voi. Quindi questo è probabilmente uno degli unici vantaggi di avere la mempool è che potreste avere una certa idea di quante fee vi servono per entrare in un certo numero di ore. In realtà attualmente ci sono tantissimi metodi per stimare il rapporto fee tempistica, che è una previsione,
E normalmente tutti prima o poi fanno un po' schifo, quindi non c'è una vera correlazione fissa tra quanto spendo in fee e in quanto tempo verranno confermate le mie transazioni. Il consiglio è di mettere le fee basse, perché se metto le fee basse, dall'altra parte chi usa la mempool vedrà che le mie transazioni che voglio entrare hanno fee basse, quindi in media le fee che mi genereranno i miei software di previsione saranno fee basse. Questa è una cosa importantissima e probabilmente è uno degli unici motivi per cui vi ho attestato con la descrizione della mempool. Le transazioni in mempool non vanno considerate come confermate. Purtroppo, qualche servizio accetta le transazioni in mempool come definitive. Si chiama zero conf. Quindi io accetto che quella transazione sia confermata anche se in realtà non lo è. In realtà le transazioni in mempool non vanno mai considerate come delle transazioni finalizzate. Addirittura Satoshi nel suo white paper si era posto il problema anche del fatto che a un certo punto possa succedere per un breve lasso di tempo uno split della catena. Quindi a un certo punto due miner trovano due blocchi più o meno contemporaneamente, o comunque fingono di averli trovati contemporaneamente. Quindi sostanzialmente io che cosa ho? Una biforcazione dove magari la mia transazione è confermata su uno solo dei due blocchi. Nel white paper di Satoshi ci sono anche un po' elucubrazioni statistiche che portano a dire come in realtà quello che viene ritenuto confermato è dopo sei blocchi. Quindi la mia transazione entra in questo blocco e poi aspetto che venga sedimentata da altri blocchi. Siccome nell'header del blocco la prossima volta vedremo, c'è un riferimento al blocco precedente. Se poi io voglio ricostruirmi parte della storia, devo effettuare il mining da quel blocco in poi. Se devo effettuare sei blocchi di mining, il costo e la probabilità che io riesca a farlo con l'hash rate, per la potenza che posso mettere in gioco, diventa un'operazione molto molto difficile. In realtà per gran parte delle transazioni si aspetta una conferma, quindi il fatto che entri nel blocco. La cosa bella è che le transazioni successive, la sedimentazione, non è più in funzione delle fee, ma una volta che la mia transazione entra, per aspettare sei blocchi, devo aspettare mediamente un'ora di tempo, che c'è un blocco ogni 10 minuti, 10 per 7, fanno 60 minuti, quindi di circa un'ora di tempo. Questa è un pochino la bibliografia che ho utilizzato. Mastering Bitcoin è un libro che se volete capirne qualcosa di più dovete procurarvi. Notizia bella, c'è anche in italiano, notizia molto bella, si scaricano tranquillamente, c'è su GitHub, ci sono dei PDF, hanno tutti i formati aperti, quindi uno non deve per forza comprarsi il libro. Ci sono varie risorse utili a cui potete chiedere o se queste cose vi stimolano, che sicuramente è piccolini,
che ha organizzato queste lezioni. In realtà ci sono anche degli eventi, almeno in Italia ci sono i Satoshi Spritz, che sono eventi serali a scadenze regolari, in cui parliamo di Bitcoin. A Milano è ogni mercoledì dalle 18, si beve, si parla di Bitcoin Satoshi. C'è il sito di 21 che vi dà podcast, libri, materiale vario, e chi ne ha più ne mette, è tutto gratuito, quindi potete andare e scaricare tutto quello che avete bisogno in vari formati. C'è anche un progetto abbastanza nuovo che è l'Officina Bitcoin, che tutta questa roba qua poi sulla presentazione ai link di Telegram. Officina Bitcoin è un gruppo Telegram in cui vengono organizzate delle lezioni da 30 minuti su cose molto molto operative. Voglio farmi il mio logo, voglio far creare la mia mnemonica con Milano, voglio creare cose. In futuro magari ci saranno anche cose un po' più complesse. Per esempio ci sono delle lezioni per chi vuole costruirsi il proprio nodo a casa. Addirittura, cosa simpatica, ci sono anche ormai dei gruppi di acquisto che si comprano hardware usato a basso costo su eBay per costruirsi i propri nodi Bitcoin da mettere a casa. Domande? Siete spaventati? Vai. Brevemente, forse spero poco su Bitcoin, però non ho ben capito, lei ha cominciato a parlare di nodo, no? Non ho ben capito cos'è un nodo, nel senso, il nodo è un accesso a questo portale della rete Bitcoin, però, diciamo, contiene solamente una lista delle transazioni che vengono eseguite, oppure anche una porta tramite il quale posso effettuare azioni di mining. Il nodo, allora, a parte che problema, di solito il nodo è considerato come l'hardware su cui ci gira il software full node, mi spiace, lato di termine magari brutto. Quindi il nodo normalmente è un computer in cui hai installato vari software che ti permettono di fare varie cose. La prima cosa che devi avere è il nodo, quindi chiamiamolo Bitcoin Core, che sostanzialmente è il software che ti consente di scaricare tutta la blockchain e che ti dà già una serie di funzionalità. Se poi tu vuoi fare mining, avrai bisogno di dell'hardware specialistico, ma anche attualmente uno squadricello di software che si mette in mezzo e ti fa da battere, che ti permette di sincronizzare tutto l'hardware, tutto che sta facendo i calcoli con il tuo nodo, con i tuoi template. Addirittura alcuni ti offrono un servizio che si chiama pool. Quindi di solito la gente mina in una pool, che ha dei vantaggi. Per esempio, se devi minare solo tu, col tuo nodo, fai quello che si chiama solo mining, quindi tu la reward ce l'hai quando trovi un blocco. E magari ci metti 10 anni fa, no, poi non un sacco di soldi, però ci metti tanto tempo. Allora che cosa fai? Ti affidi ad una pool che è un altro sportello di software che mette assieme tanti miner, ok? Tu gli mandi delle share e loro poi ti pagano a scadenze regolari in base alle share che hai prodotto. Se vi siete messi in 1000 assieme per eliminare questo blocco qua, tu prenderai un millesimo della reward del blocco.
l'uno ovviamente si prenderà una piccola percentuale. E questo è un altro software che magari non fa girare tu direttamente, è un nodo specializzato che è quello che è la pool che ti permette di cioè alcune cose normalmente le fa, o meglio, quasi tutto lo puoi fare già col tuo nodo. Questa roba è tutto software open source, quindi puoi anche mettere i vari applicativi sul tuo computer. Il tuo computer ti dà già delle potenzialità, normalmente per alcuni casi particolari, tipo le pool, non lo fai tu, perché tanto se tu hai un miner solo hai comunque poca potenza sui campi, ti puoi mettere assieme ad altri 1000 miner che contemporaneamente lavorano sulla risoluzione del sistema. Quindi sostanzialmente il nodo è il computer su cui tu hai installato i vari software e il più importante è, dico ancora, che ti permette di sincronizzare, di avere una lista di tutte le transazioni e di poterle ricercare e anche a all'interno di un piccolo wallet che però la gente incomincia a non utilizzare più, perché posso utilizzarlo solo su quella macchina dove ho costruito un Bitcoin. Quindi, diciamo, quando se io voglio creare il mio nodo, basta che bisogna sul computer scaricare determinati software, ma lo devo verificare in qualche maniera. Sì, tutti i software che io vi consiglio di installare devono essere software open source e firmati dagli installati in binario, firmati dagli sviluppatori. Quindi quello che tu normalmente fai come prima cosa è installare Bitcoin Core, che è il software che si scarica la blockchain, e questo normalmente non te lo vai a ricompilare tu, ma scarica un binario e quel binario è firmato da una serie di sviluppatori. Quindi tu ti scarichi il binario, ti scarichi le firme, controlli che firme e binari corrispondano e poi lo installi e lo fai partire come qualsiasi altro software. Quando scegliete software, mi raccomando che siano open source, che si sappia cosa c'è dentro ed evitate il più possibile cose controllate da altri, no? Quindi il software di cui tu non hai le chiavi non è una buona soluzione per Bitcoin, perché è utilizzato un servizio che ti ha messo in piedi qualcun altro. Tu invece ti crei il tuo wallet collegato al tuo nodo, allora nessuno può bloccarti da spendere come ti pare i tuoi Bitcoin, che magari è una stupidata, ma è, però se tu incominci a frequentare questo mondo ti accorgi che tutte queste cose sono pensate per migliorare la tua privacy e darti pieno controllo del tuo denaro, che vuol anche dire che se non fai i backup bene li perdi e nessun altro potrà mai per spendere i tuoi Bitcoin. Prego. Hai detto che ogni 10 minuti viene minato un nuovo blocco e che la blockchain tiene traccia di tutti i blocchi dall'inizio dei tempi, no? Cioè, non c'è un problema di scalabilità in questo senso, cioè all'aumentare dei blocchi ha detto che la blockchain sono già 500 gigabyte, all'aumentare del tempo non diventa insostenibile questa struttura? Sì, c'è un limite. C'è un limite che è quella che secondo me è la allora, il problema è che l'unico modo sicuro per garantire il fatto che quei bitcoin esistano è validare la blockchain dall'inizio dei tempi. Tieni conto che ogni 10 minuti
vengono generate delle nuove monete, no? Quindi il tuo software, il tuo Bitcoin Core, sostanzialmente valida il fatto che effettivamente sono state generate le monete nella quantità giusta in tutta la storia. Quindi alla fine della fiera, quello che puoi fare è puoi prunare il nodo, cioè dire a me della parte vecchia non mi interessa più niente, tutta la via, perché io sul mio computer non ho spazio, però in realtà tutta la devi scaricare, perché la storia parte il 3 gennaio 2009. Su quanto cresce la blockchain di Bitcoin, perché poi ci sarà tanta gente che si mangerà un fumo, quindi la storia è completa, perché se no, no. Da dove vado poi a scaricare il passato se spariscono tutti, no? In realtà quello che la guerra che si è fatta negli anni passati è stata quella di capire se ha senso o meno mettere un vincolo a quanto la blockchain possa crescere nel tempo. L'impostazione di Bitcoin è stata quella di mettere un vincolo. Quindi attualmente il blocco, quello che viene generato ogni 10 minuti, ha una dimensione di un mega. Poi ci sono degli allegati che sono le firme, che possono far crescere un blocco fino a 4 mega ogni 10 minuti. Ma la blockchain di Bitcoin attualmente non può crescere di più. Quindi è vero che cresce indefinitamente, ma c'è un cap sulla quantità di spazio che può consumare giornalmente e annualmente la blockchain di Bitcoin. E questa cosa qui non è solo un problema di spazio su disco che normalmente o di sincronizzazione, che sono problemi seri, ma è anche un problema di banda, nel senso che se io togliessi ogni vincolo e decidessi che mi piace molto questo film in DVD e lo metto sulla blockchain, io potrei fare dei blocchi giganteschi, ci pagherei probabilmente le fee, ma che sostanzialmente è roba che poi ho grandi problemi anche a sincronizzare. Che poi un nodo molto grande faccio fatica a trasmetterlo magari con la rete cellulare, è una rete globale, quindi pensa anche a chi magari non ha il 5G sopra casa, no? Ma c'è una rete un po' schifosissima, no? che ogni tanto gli permette di scaricare qualcosa. Pensa a chi sincronizza via satellite. Quindi la decisione di Bitcoin è stata quella di dire, ed è una regola di consenso stringente, i blocchi hanno un certo limite. Ci sono stati gruppi che non erano d'accordo e a un certo punto loro hanno tolto questa regola di consenso e da un certo punto in poi hanno generato un fork. Quindi loro hanno la loro blockchain con i gigablocchi vuoti e Bitcoin è andata avanti con quel limite che era posto. È una scelta che gli sviluppatori di Bitcoin fanno pensando veramente in grande, pensando a come possono andare le cose, tutte le problematiche. Ti ricordo che modificare il protocollo di Bitcoin è una cosa veramente difficile, perché è vero che è un progetto aperto, però c'è della gente che lavora tutti i giorni tentando anche di capire quali sono i possibili attacchi che possono derivare da una modifica del protocollo. E a volte alcune cose scappano anche. E tu devi pensare che
dall'altra parte Bitcoin fa girare un sacco di valore e quindi c'è anche tanta gente che punta a giocare in tutti i modi. Prego. Scusi, anch'io, come detto prima, non risolvo molto su generale Bitcoin, questo è l'inizio. Quindi è ben chiaro come all'interno di un blocco possono esserci appunto dei film o le cose scimmiette di prima, non mi è chiaro cosa sia il contenuto di un blocco. Ok. Dentro un blocco ci sono delle transazioni. Le transazioni le vedrete in due lezioni, cioè tre le lezioni che vi usciranno da già, ma sostanzialmente sono una struttura dati in cui ci sono degli input, che sono quello che io vado a spendere, e degli output, che sono i soldi che io, non so, mando una transazione a te, metto il mio input come se fosse la mia banconota che sto spendendo, e gli output magari sono due, sono la banconota nuova, diciamo, che va a te, e il change, il resto che ritorna nel mio conto. Dentro queste queste sono strutture dati in cui ci sono alcuni campi, alcune firme crittografiche, gli indirizzi, ma io quello che potrei fare è sfruttare alcuni di questi campi per metterci delle porcherie. Se io metto un indirizzo valido, ma che è una parte di una canzone che mi piace, oppure addirittura c'è un campo che si chiama operator che mi permette di aggiungere del testo in esadecimale, pochi caratteri, però non posso fare. L'idea era quella di dare la possibilità di creare sopra Bitcoin dei protocolli che permettessero di sfruttare la stessa sicurezza di Bitcoin sull'anti double spending anche per cose differenti. Quindi io per esempio ci potrei creare degli altri token, i punti frappa, ci potrei creare un servizio che mi registra, che mi dà una prova crittografica che io oggi avevo questa presentazione e l'ho creata io oggi. Okay? Oggi registro l'hash di questo file. E quindi se io ho questa prova che è stata inclusa nella blockchain, posso dimostrare che io oggi ero in possesso di questo file. Ci sono tante cose che si possono fare e in più, aumentando, complicando il protocollo, dall'altra parte ho complicato la possibilità di poter, ho aumentato la possibilità di scrivere cose nella maniera più colorita. Dentro Bitcoin le transazioni hanno degli script che sono dei programmi, cioè se io voglio sapere come posso spendere questa moneta, io ho creato un programmino. Beh, io potrei mettere come se fosse un altro programmino qualsiasi, io posso metterci delle variabili che hanno delle frasi che mi interessano a me, poi io resto che poi non uso, no? Quindi vado a riempire delle informazioni che magari non uso con dei trucchetti e che però mi consentono di registrare delle stringhe esadecimali. Poi vi faccio il mio client, il mio protocollino che viene assieme tutte queste cose e quell'esadecimale diventa anche il dump di un'immagine. Queste cose sono già state fatte, quindi nella blockchain di Bitcoin c'è tantissimo lavoro. C'è il white paper in PDF di Bitcoin che è stato registrato nella blockchain di Bitcoin. Quindi, Bitcoin si presta anche a queste cose, il problema è che
da molti è considerato un po' come la moda del momento, ma una cosa che non dà poi alla fine grande valore al protocollo, se non il fatto che quando devi transare in casa i blocchi tu devi spendere più fee per far passare la transazione. Se volevo chiedere, quando ad esempio su Sai il top browser, abbiamo detto che noi cambiamo la posizione 15, facciamo con altri blocchi. Per esempio, se io faccio questo spostamento, magari mentre sto facendo una transazione, quindi quei 60 minuti mi sto spostando, come fanno a sapere che il blocco magari ha un codice identificativo che mi dice ok, questo blocco fa la transazione, però ho cambiato, come fa a ricollegare magari il blocco? Ah, in realtà le cose sono più semplici di quello che... tu quando fai una transazione la costruisci tu, e se la costruisci allora sai anche qual è l'identificativo, perché in realtà questa cosa vi sarà un po' più chiara magari quando andremo avanti nelle presentazioni. Ad esempio, l'identificativo di una transazione non è qualcosa che sceglie qualcun altro e io se me l'ho perso ho perso tutto, no, è l'hash della mia transazione. Io prendo la mia transazione che ho costruito con tutte le mie regole, ne faccio 756, quell'hash lì si chiama XID ed è l'identificativo univoco della mia transazione. Quindi io quella cosa lì la posso sapere anche se non sono collegato al mio nodo. Poi Tor è una cosa abbastanza... In realtà, quando questa cosa è parzialmente vera, forse con le applicazioni web, ma questi protocolli in gran parte, anzi, sono protocolli stateless, in cui tu mandi qualcosa, ottieni una risposta, normalmente testuale, in termini di comando, e basta, finito lì. Quindi se la risposta dopo la mandi da un'altra parte del mondo, l'importante è che, come posso dire, tu devi capire qual è l'importanza, cioè qual è il tuo setup. A te questa cosa qui potrebbe non essere particolarmente interessante, perché nel tuo setup non te ne frega. Se tu magari hai il tuo nonno a casa, sotto il 4G perché sei studente e non hai 4G, io a casa ho solo 4G. Non ho una connessione fissa, il tuo nodo lo puoi tenere e magari ci puoi accedere dall'unica scala perché non puoi utilizzare troppo, e quindi lo sfrutti per una cosa particolare. Probabilmente a te del fatto che cambi, perché contatti il tuo nodo, il fatto che cambi exit point non frega anche niente. Però hai la possibilità di contattare un buon nodo con questo tipo di tecnologia. Se magari sei in un paese in cui il Bitcoin è bandito, allora non ti interessa molto che non ci siano tracce che tu hai un nodo in casa tua, e quindi anche che il tuo provider non lo posso sapere. Questo dipende molto dal tuo setup. Io mi rendo conto che in due orette è molto molto difficile entrare su questo tipo di tematiche, ma questo era per darvi la panoramica più completa su quello che è Bitcoin. Bitcoin è pensato
da gente paranoica della privacy e della custodia in persona, no? Fa per te? Sì, no, non lo so. Sono concetti estremamente interessanti perché si applicano anche a tanti altri casi e fanno capire come Bitcoin risolve alcune cose anche in maniera abbastanza interessante. Però è solo uno strumento che viene utilizzato anche da Bitcoin. Allora, io non so se potremo meglio l'argomento in seguito, però non ho ben capito come funzionano le fee in generale. Ho capito che le fee non sono proporzionali alla velocità di transazione e che ognuno può decidere in qualche modo la fee da applicare. Anche se ci sono parole che non le fee decidi tu. Sì. Quando vedete? Quando pensate alle transazioni, ci sono input, una transazione è composta da input, quello che sto sentendo, output, quello che sto mandando a qualcuno o che si torna da me, e vi accorgerete che la somma degli input non è uguale alla somma degli output. Perché tutto questo, la somma degli output sarà inferiore. Quello che ti stai bruciando sono le fee. Quindi sei tu che decidi, sarà molto più semplice quando parlo di te, però tieni conto che sei tu che decidi le fee. E le fee le decidi normalmente pagando qualcosa per ogni byte che scrivi sulla blockchain. Normalmente si parla di satoshi byte. Ogni byte che io scrivo pago tot satoshi. Questa è la misura che usa il miner per scegliere le transazioni. Perché il miner dice, io ho da riempire un mega fisso. Fammelo riempire con le transazioni che mi pagano di più per ogni byte, no? In modo che poi alla fine io prendo più C. Prego. Comunque guarda, a fine di questo corso spero che sia tutto un po' più chiaro. Questi blocchi insomma devono ultima domanda. Che devono essere presi dai miner o i miner per trovare una soluzione. Le transazioni? No, i blocchi li genera il miner. È lui che tenta di fare con una struttura, tenta scegliere le transazioni e crea un blocco. Il blocco ha degli header che hanno una faccetta, ma il miner è lui che crea il suo blocco e tenta di convalidarlo. Cioè, io devo trovare una soluzione di una cosa che mi sto creando. Ne parleremo quando ci sì. E la cosa bella è che siccome nel mining usi la funzione di hash SHA-256, che non è invertibile, tu per trovare più facilmente una soluzione dovresti invertire SHA-256, ma non lo puoi fare. E quindi devi fare per forza. Comunque, nella lezione del mining ne parleremo e ci sarà forse un po' più chiaro.